Oh, ma che carini che siete, Manila! A parte che hai preso il controllo del telecomando, ma poi sei qua con Torlino. Sì, anch'io, Manila, sono perplesso dal fatto che Torlino stia russando. Tra l'altro c'è anche da capire come fa a russare solo quando lo filmo. Se faccio finta di dormire, forse non mi disturba. Torlino, sei sveglio? Vabbè, allora farà Manila con me il fumacupido. Oh, Torlino, sei proprio sbarazzino e soprattutto sei un gran pelandrone. Per fortuna che qua c'è il vero subdolo a tenere le redini della questione e a far sgobbare Turlino, che deve giustamente star sugli spalti. Perché oggi è il momento. Turlino, no! Troviamo un punto in cui ci stai. Sei un po' ingrassatino, Turlino, però ci stai tra i due libri, no? Ci scherziamo, ho sempre peso forma. Perché oggi è martedì e quindi dobbiamo allontanare, diciamo, il nostro egoismo per affrontare i problemi dei nostri trescine e trescini. E quindi iniziamo! Perché oggi è martedì, il che significa fuma cupido risolve, ovvero l'unica rubrica colpi di si subdola, lascialo, lasciala, bacialo, baciala! Risolvi tutti i vostri problemi trash amorosi in poche semplici mosse. Per partecipare al fumacupido è molto semplice: mail è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati. Mail è come nel 95 con l'oggetto fumacupido. Fumacupido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di aggiornamenti di questioni già risolte o di questioni analoghe a quelle che abbiamo già risolto ma di cui volete seguire, avete seguito i consigli. Mail non troppo lunghe, mi raccomando, puntate alla sintesi e soprattutto puntate su problemi originali che non abbiamo mai visto. Meglio se divertenti, anche se fumacupido si tinge l'intensità. Pazientate che mi arrivano un sacco di mail, usate sempre un nickname trash amoroso per mantenere l'animato e soprattutto no consulte privati, ecco. E tutto ciò che viene inviato al fumacupido resta del fumacupido. Direi che ci siamo e allora vale la pena partire perché siamo carichissimi. Andiamo! E iniziamo subito con la prima mail che proviene da Patatina Disperatina, che crede di essere vittima del trash amore anche se non vuole ammetterlo. Manila da ridire, ovviamente. E fai bene, Manila. 3 anni fa uscivo con un ragazzo, Patatino, che mi piaceva molto e con cui mi sono trovata molto bene. Dopo pochi mesi l'ho deciso di chiudere dicendo che non era pronto per una cosa seria e io tutto sommato l'ho presa bene. Un anno dopo Patatino, la mia amica, iniziano a uscire, ma solo come amici con benefici. A me questa cosa aveva infastidito inizialmente, ma la mia amica era stata sincera con me. E lui non mi interessava più, perciò ci sono passata sopra e dopo diversi mesi decidono di non vedersi più. Ora iniziano i problemi. Da poco io e Patatino abbiamo riallacciato i rapporti e te pareva. Per ora come amici, ma lui mi scrive spesso e sembra molto interessato e anch'io mi sto prendendo sempre più. Inoltre, essendo amico di mia cugina, ha pure detto a lei che rimpiange la nostra storia e che è stato stupido chiuderla perché voleva solo divertirsi. Lui sta iniziando a piacermi come un tempo, ma mi sentirei un po' ingenua a iniziare una storia con lui e non so se mi cerca solo perché non ha trovato altre ragazze. Cosa dovrei fare? Riprovarci o evitarlo come la peste? Mi serve al più presto un tuo saggio consiglio, re dei subdoli. Un abbraccio a te e Turlino. Allora, io non ho capito una cosa però, fatemi rileggere un attimo. Perché amico di tua cugina e rimpiange la vostra storia, voleva solo divertirsi. Perché all'inizio voi stavate insieme? Sì, lui ha deciso di chiudere e di diventare friends with benefits. Ok, chiaro, tutto chiaro. Allora, cara patatina disperatina, come ben sai, io ho un'idea molto secca sulla questione, il che si traduce perfettamente in la minestra riscaldata fa schifo. Nel senso che, oh, se non è andata una volta, è raro che funzioni una seconda, una terza, una quarta. Anche perché poi si rischia di finire nel loop.
delle coppie che stanno assieme, si lasciano, poi si rimettono assieme, poi si lasciano, e francamente che noia. Però c'è da dire che magari lui era giovane, magari lui era confuso, magari c'erano delle questioni in ballo che ti fanno dire vabbè dai, è andata così, si è chiusa un po' male, ma ora c'è proprio il mindset giusto per poter ricominciare, e magari quella confusione si è risolta, quindi non possiamo saperlo. Sicuramente io non ti direi, pur essendo fan dell'idea che la minestra riscaldata fa schifo, del evitarlo o di non provarci se ne hai voglia. Non devi limitarti nel caso in cui c'è una voglia tua nel voler indagare ulteriormente. E quindi, a mio parere, potrebbe essere una buona idea buttarsi se ne hai voglia, ma con cautela, cioè comunque devi far capire anche a lui che insomma non è che ti sia andata molto bene il fatto che lui abbia chiuso, sia divertito eccetera, cioè per carità è umano da parte sua di lui, però anche tu hai delle esigenze, quindi sicuramente iniziare con estrema cautela non è una cattiva idea, ma mantieni le antenne ben alzate, non passare subito in quarta negli step successivi del rapporto. Cioè, pur conoscendovi già, secondo me dovresti andarci cautissima, un po' come se fosse una prima relazione. Per quanto ci sia stata già della chimica tra voi, vacci piano, questo è il mio consiglio. Però impara a conoscerlo meglio, impara anche a esplorare un po' di più il rapporto con lui, in modo che o la va o la spacca. Questo è il mio consiglio. A mio parere non devi diventare vittima dei pacchi mentali, perché questo è il caso particolare in cui eravate giovani, magari lui era confuso, non sapeva bene cosa voleva, insomma le classiche cose noiose. Però chi lo sa, magari veramente si è schiarito le idee e ha il cervello un po' più aperto, diciamo. Bisogna aspettare e vedere. In ogni caso, se ti senti pronta per questa nuova avventura, che in realtà nuova non è, è solo un po' passata al microonde, beh, come dice anche Manila, che vabbè, Manila è un po' più interdetta, però comunque, who cares, nel senso, l'importante è cautela e capire anche se effettivamente lui è cambiato, cioè ha cambiato un po' la sua prospettiva. In ogni caso ci sta che lui sia stato confuso, abbia voluto chiudere per poi pentirsene, cioè è umano. Però prima di dare una seconda chance, valuta bene quello che hai davanti. Questo è il mio consiglio, trascine e trascine in ascolto, ditemi un po' anche la vostra. Sono curioso di sapere che ne pensate, anche perché a volte sapete essere ben più subdoli del sottoscritto. In ogni caso, carissima patatina disperatina, io ti mando un mega bacione, fammi sapere come va e aspetto i tuoi aggiornamenti. Mua! Fammi sapere. Attenzione, perché la seconda mail appartiene a un fumacupido e poi matto e disperatissimo. Aiuto, sono tutto orecchi. La persona infatti è Milano Sushi Cola e dice anche che uno dei suoi problemi ha dato il titolo a uno dei miei video più recenti. Sono quello che non sapeva scegliere tra la relazione a lunga distanza e il bad boy malpelo, e ti scrivo per aggiornarti sulla situa. Premettendo che so che ne hai parlato dal giorno stesso, perché Malandrino mi ha mandato un messaggio dicendomi: qui o qualcuno sta vivendo la nostra vita o Matteo ha letto il tuo messaggio. Anche lui tuo grandissimo fan e aveva pensato di scriverti anche lui da casa mia. Perciò penso che tu possa già immaginare quale sia la scelta che ho fatto. Non mi ricordo la situazione. Vabbè, è una scelta tra bad boy e malpelo, ok. Ma per un po' non ho avuto il coraggio di vedere il video perché mi sentivo troppo in imbarazzo. Quando ti ho scritto la lettera ero veramente disperato e molto confuso, e la mia disperazione veniva dal fatto che io non te l'ho detto, ma con Malandrino dovevo passarci 4 giorni di vacanza a Torino con nostri amici in comune, e io già lo sapevo che questa cosa del vederci non stop e girare per la città insieme con una coppietta, perché sì, era così ovvia la situazione che gli amici in comune sopracitati ci trovavano terribilmente imbarazzanti, mi avrebbe messo molto molto in crisi. E infatti è successo proprio quello che mi aspettavo, l'attrazione è rimasta e mi sono reso conto che, come sospettavo, non era solo l'attrazione fisica quella che provavo, che la nostra amicizia era sicuramente diventata qualcosa di diverso. Dopo 4 giorni devastanti in cui non riuscivo a dormire e mi venivano i mancamenti per i miei struggimenti d'amore come un'eroina dei romanzi Liala, ho deciso che non potevo andare avanti così. Ho lasciato Cardellino, quindi era il suo fidanzato, ok?
pur volendogli ancora molto molto bene, anche adesso che scrivo. E dato che a quanto pare i miei sentimenti erano più che ampiamente ricambiati, io e Malandrino adesso siamo insieme e posso tirare un sospiro di sollievo sapendo che siamo in una relazione poliamorosa già dall'inizio. Che dire, è stata dura lasciarmi tutto al bagaglio di ricordi ed emozioni alle spalle, ma la vita va avanti e nel momento stesso in cui ho preso questa decisione è come se mi fossi tolto un enorme peso dalle spalle. E quindi la mia storia si è conclusa, per ora, come un tomo di After qualsiasi, ma no dai, ti è andata bene, mi aspettavo chissà che, e spero di averti intrattenuto con la commedia della vita, sempre tuo grandissimo fan. PS, Malandrino si è lamentato molto di come l'ho descritto e mi ha detto di dirti che non è veramente un bad boy, è solo che lo disegnano così. Orsù Malandrino, stai tranquillo, sappiamo tutti che sei un bad boy della non trash, ecco, quindi vai così, hai il mio supporto. In ogni caso, beh, mi sembra che questo fumacupido e poi si sia risolto abbastanza bene. Secondo me, se c'era un fidanzamento esclusivo in un contesto in cui volevi avere una relazione poliamorosa, beh, è giusto averla chiusa. Insomma, per quanto faccia male, fidati che hai fatto del bene anche al tuo ex ragazzo, altrimenti le corna erano dietro l'angolo. Quindi, in ogni caso, io ti mando un bacione e ti ringrazio per questo aggiornamento, Malandrino. Comunque la cosa che anche il bad boy mi segue e viene a scoprirlo mi fa molto ridere. È la prima volta forse che mi è capitata da quando ho aperto la rubrica del fumacupido, oppure è già successo ma non mi è stato rivelato, quindi questa cosa mi fa molto ridere. In ogni caso un bacione a te e fammi sapere come va. Andiamo alla mail successiva, che invece non è un aggiornamento, da parte di Sbandata96 e ha bisogno di aiuto. In realtà non è nessuna storia strappalacrime, è piuttosto qualcosa che deve ancora iniziare, ma purtroppo il mio cervello è già sulla via dei film mentali e noi sappiamo bene che questa cosa non va bene. Premessa, sono una ragazza un po' freddina che stenta a sciogliersi e difficilmente trovo qualcuno che mi piace. Quindi, quando succede, sono sempre un po' spiazzata e non so bene come affrontare la cosa. Diciamo che non do proprio il meglio di me. Qualche mese fa ho scaricato Tinder, ho fatto match con quello che chiameremo Arnaldo. Lui mi chiede di uscire fuori a pranzo perché purtroppo la sera sarebbe ripartito per il Belgio per lavoro. Io non avevo niente da fare, quindi accetto. Purtroppo scopro che Arnaldo è più figo delle foto che aveva messo su Tinder. E questo è un colpo di scena, perché solitamente è il contrario. Comunque buon per te. Moro, alto, slanciato e con tutto il suo posto. Adoro che sembra che hai controllato i cassetti a vedere se è tutto in ordine. Passiamo qualche oretta a chiacchierare. Lui sembra una bella persona, un tipo simpatico e gentile. Scopriamo di avere dei conoscenti in comune e che forse potremmo esserci intravisti in qualche occasione. A fine appuntamento gli auguro buon viaggio, ci scambiamo i numeri, ci salutiamo con un bacio. Nei giorni seguenti ci scambiamo qualche messaggio, ma veramente niente di che. Parliamo del più e del meno. Poi la conversazione miseramente muore. Inoltre ci tengo a precisare che io non sono brava a conoscere le persone online ed aprirmi. Mi riesce bene di persona, ma per messaggio davvero non riesco a creare un legame con qualcuno che conosco poco. Dimmi se è un problema solo mio. No, vabbè, non è un problema solo tuo, vai tranquilla. Ci sta che hai bisogno di esplorare ulteriormente la relazione che si viene a creare, l'intesa, e portarla su un piano un po' più reale della questione. Fatto, e poi, vabbè, al cellulare si tende magari anche a, non dico spersonalizzare le persone, però a non avere lo stesso coinvolgimento emotivo, cioè è esattamente come fai una chat, non è che sempre ti prende, anzi a volte quando stai facendo altro diventa fastidioso il telefono, quindi lo posso capire. Fatto sta che 2 mesi dopo lui torna in Italia per le vacanze estive, per una decina di giorni. Mi scrive che è tornato, ma purtroppo io ero in vacanza con i miei amici e quindi riusciamo a beccarci solo gli ultimi 4 giorni della sua permanenza. Ci vediamo, usciamo assieme e anche qui tutto bello. Arnaldo ha un sacco di interesse, ispirazioni e voglia di fare. Passiamo la serata a pomiciare. Credo non aver più passato così tanto tempo a limonare con qualcuno dai miei 14 anni. Usciamo 2 giorni. Dopo a parte che hai scritto 2 gironi e mi fa ridere perché mi lascia presagire l'inferno, quindi vediamo. Usciamo 2 gironi, dopo finiamo a letto, sesso molto bello, lui super dolce, insomma c'è intesa. Però poi riparte e ricomincia il tran tran della prima volta. Ci scriviamo ma non riusciamo a creare quell'intesa che invece c'è dal vivo. Azz. Arnaldo sembra essere molto sfuggente, risponde dopo giorni, mentre io sono un po' più terra terra, vedo il messaggio e rispondo: non sono ingrato,
di fare giochetto e questa cosa comincia a darmi fastidio. Uno che fa così, cosa vuol dire? La verità è che non gli piaccio abbastanza? Quel film ha sempre ragione. Quindi che faccio? Matteo, dammi un consiglio per favore. Credo di aver visto questa storia come qualcosa di più grande di quello che è in realtà. E cioè una tegolinata che ci ha messo 2 mesi ad arrivare e sono stata tratta in inganno dal fatto che è molto carino e ha il carattere che cercava in qualcuno, ma mi sa che la cosa non è ricambiata. Probabilmente lui voleva solo una tromba amica, che va benissimo, ma non capisco perché le volte che ci siamo visti si è comportati come un vero appuntamento. Cioè era molto interessato a me, alla mia vita, insomma chiacchieravamo moltissimo. Abbandono tutto? Purtroppo non la più avvincente delle storie, ma spero che un po' di trash ci sia. Cioè, tranquilla. Io la vedo. Sei bravissimo, non mi perdo quasi nessun video. Un bacio. Oh, che carina, grazie mille. Allora, ci sono degli appunti da fare. Innanzitutto, come dicevo prima, l'intesa al telefono è ovvio che non sia la stessa rispetto a un'intesa live, dal vivo, sentita, dove ci si può guardare, toccare, c'è la voce, le mani, insomma, ci sono tantissime cose in ballo. Il fatto che lui sia molto interessato alla tua personalità non significa, questo è un po', ci vado giù un po' pesante, però è così, non significa che lui non cerchi un'avventura, nel senso non è che perché vuole farci le zozzate non voglia anche sapere con chi le fa, cioè magari alcuni sì, magari per alcuni uno o una vale l'altro, però per altri magari almeno sapere un po' di più della vita della persona che incontrano sotto le coperte non è male, ecco, mi sembra il minimo. Però dall'altro lato, tenendo in conto anche questa cosa, probabilmente c'è il problema della distanza, semplicemente, del fatto di non vedersi sempre. Io ad esempio, con il telefono ho un bruttissimo rapporto, perché usandolo già tantissimo per lavoro, mi scazza usarlo per il tempo libero. Cioè, se la gente mi scrive su WhatsApp, è molto probabile che non legga i messaggi, o che risponda tardissimo. Quindi ognuno ha, ma non, questo non cambia comunque le emozioni che provo per quelle persone, non è che sono scazzato, però inevitabilmente lanci dei messaggi all'altra persona che magari sono sgraditi, quindi mi ritrovo a chiedere scusa, non ho visto il messaggio, cose del genere. Quindi diciamo che potrebbe essere anche una dimensione del genere, nel senso che al telefono, con il fatto che sono una distrazione totale questi telefoni, può esserci anche la questione del, oltre alla mancanza di intesa che c'è dal vivo, anche, non dico una sorta di fastidio, perché non è brutto da usare questa parola, perché non credo che tu gli dia fastidio, ma magari proprio fastidio nel conversare al telefono, e tu dirai giustamente, sì, ok, ma se non ci vediamo, come facciamo a sentirci? Diciamo che lui ha un atteggiamento un po' ambiguo da questo senso, perché è vero che può avere questa repulsione magari verso la tecnologia, però ecco, se c'è una persona che ti interessa comunque fai lo sforzo, anzi non fai neanche lo sforzo, non vedi l'ora di leggere il messaggio di solito, però ho tenuto in conto anche questa cosa del perché può non esserci l'intesa al telefono. Potrebbe anche darsi che pur avendo grandissima stima nei tuoi confronti, provando grandissimo affetto nei tuoi confronti, lui stia cercando non tanto un'avventura, una one night stand, ma magari una storia disimpegnata dove vi trovate ogni tanto. Insomma, secondo me se nella questione in cui è difficile capire che cosa prova lui, e mentre tu hai bisogno di risposte, semplicemente. Io opterei per più vie. Allora, io proverei a distaccarmi totalmente per tot giorni e vedere se lui fa dei primi passi per parlarti, così capisci anche quanto ti pensa obiettivamente. Ci sta magari se passa 1 o 2 giorni senza sentirvi, ma una settimana, cioè capiamo se almeno ogni tanto ti pensa e si chiede ma perché non mi scrive?
Questa può essere una tattica da sfruttare. E se non si fa sentire, gli scrivi tu per un ciao come va. Guarda come va avanti la conversazione e comprendi se ha senso portarla a un punto oppure no. Perché se anche dopo una settimana tu gli scrivi ciao come va e lui ti risponde me così e fa cadere la conversazione, allora bisognerebbe valutare se ha senso portare avanti questa storia. Perché per quanto piacevole sia stato, è chiaro che non ci sono i presupposti per costruire qualcosa di solido e forte. È vero, avete avuto una fortissima intimità, ma dall'altro lato valuta anche quanto ha senso rimanere appesi a una storia che non sa da fare, perché o lui è confuso o non sa gestire quando siete a distanza. Insomma, se invece trovi un punto d'incontro, allora varrebbe la pena chiedersi in che cosa vi state trasformando, perché questa incertezza non fa bene a un rapporto appena iniziato. Quando ci si incontra, in teoria dovrebbe essere tutto un'esplosione di farfalle nello stomaco, per citare le autrici trash. Il fatto che ci sia un così forte distaccamento obiettivamente è ambiguo. Quindi il mio consiglio è: prova a distaccarti per una settimana, vedi se ti scrive. Se non ti scrive, gli dici un ciao come va tu e vedi come porta avanti la conversazione. È una sorta di test personale, vedi come ti risponde. Se è scazzato, lascia perdere, basta, non farti più sentire, perché non ha senso rimanere appesi alle esigenze di un'altra persona che evidentemente non ha troppo tempo da spendere con te. E se anche lui dovesse provare dell'affetto nei tuoi confronti, comunque non è che perché prova dei sentimenti per te allora ha senso che tu rimanga ai suoi servigi, perché anche tu hai delle esigenze. Se si dimostra un po' più accondiscendente, allora a quel punto potrai svelargli che cosa senti tu. Però inizia a metterlo un po' alla prova, così capisci anche se le tue domande trovano delle risposte. E se io non credo che lui volesse la cosa così, en passant, però comunque, anche se nel caso in cui la volesse, è stata un'esperienza, cioè alla fine anche a te è piaciuta. Io non rimarrei troppo ancorato a una persona che non dà sicurezze, soprattutto se tu stai cercando una relazione. Prova prima a metterlo alla prova, al test, vedi se lo supera, in caso alza le antennine anche tu. E questo è il mio consiglio, spero naturalmente di averti aiutato. In ogni caso, trascine trascine in ascolto, ditemi un po' la vostra nei commenti, che cosa consigliereste voi, perché ripeto, a volte siete ben più subdoli di me. Ma ora abbiamo terminato, abbiamo letto tre mail e quindi Turlino, io sono già esausto, nonostante sia stato un fumacupido più breve e rapido del solito, Che dici? Alla fine la seconda mail era l'ascolto di uno sviluppo alquanto trascino. Però ecco, fare il fumacupido costa fatica. E quindi, caro Turlino, siamo giunti al termine di questo martedì. Io e Turlino salutiamo tutti voi, trascine e trascini, ricordandovi sempre, ahimè, che il trash amore è in agguato, ma voi, grazie ai consigli subdoli, saprete evitarlo con grandi gesta. E quindi evitate il sentiero impervio del trash amore e addentratevi nella splendida ballata incantevole della subdolaggine. Io e Turlino vi salutiamo e con grande gioia vi auguriamo di essere un'unica semplice essenza.